Buonasera, benvenuti a questo nuovo forum live ANSA Facebook dedicato alle prossime elezioni che ormai sono davvero imminenti. Siamo verso la fine di questo ciclo di incontri. Oggi abbiamo con noi Luigi Di Maio. Salve, buonasera. Buonasera. Con me Francesca Chiri della redazione politica, Buonasera. Michele Esposito anche della redazione politica, che sarà la postazione social e che quindi leggerà i commenti che farete in diretta Buonasera. durante il forum. Sono state centinaia di migliaia le persone che fino ad oggi ci hanno seguito, quindi ringrazio tutti, anche quelli che ci stanno seguendo adesso. Naturalmente, oltre al live, potrete leggere quello che dice Luigi Di Maio anche sul nostro sito ansa.it e poi naturalmente sui giornali, perché l'informazione dell'ANSA arriverà a tutti in tempo reale grazie al lavoro della redazione politica. Ringrazio ancora, come sempre, Facebook perché ospita questi incontri che stanno andando molto bene e ci danno un grande interesse. Allora, prima di cominciare con le domande, io farei vedere una scheda. Siamo andati nel nostro archivio digitale e abbiamo cercato un po' di foto di Luigi Di Maio, che rispetto ai candidati precedenti è molto giovane, quindi non ne abbiamo tantissime come per Berlusconi e gli altri, però insomma, abbiamo trovato qualcosa da far vedere ai nostri ascoltatori. Prego. Eccoci, allora una novità degli ultimi giorni da parte del Movimento 5 Stelle, l'abbiamo visto proprio in queste ore, è la presentazione di questo governo, la sua salita al colle per raccontare alla Presidenza della Repubblica quale sarà la squadra, polemiche e commenti anche su questo tema. In particolare oggi Matteo Renzi vi ha attaccato su questo dicendo: ma sembra un po' un reality, sono dei ministri così, in realtà non parlano di contenuti ma vogliono parlare di poltrone. Io le chiedo subito una replica a quello che ha detto Matteo Renzi, che tra l'altro sarà con noi domani. Tutti hanno attaccato questa squadra di governo. Io sono stato l'unico a presentarla. Domani vi presenterò tutti i candidati ministri della squadra del Movimento 5 Stelle. Lo farò qui a Roma al Salone delle Fontane alle 15:30. Gli altri. Naturalmente, se ci vuole anticipare il resto della lista, noi Per saremo oggi molto avrei lieti. finito. Oggi abbiamo annunciato il nostro ministro Ministro dello dello Sport, sport, sì. che è Domenico Fioravanti, che è stato medaglia d'oro alle Olimpiadi. Berlusconi stamattina ha detto che è una squadra di Serie C. Io ho presentato una medaglia d'oro. Magari forse lui dovrebbe farsi qualche domanda, visto che dopo 20 anni in politica non è stato in grado di mantenere la promessa con gli elettori. Lui aveva detto di presentare la squadra prima e l'unico che ha presentato è Brunetta all'economia. Per il resto è normale, ci attaccano tutti, ormai ogni mattina vedo quando mi attacca per primo dei leader delle altre forze politiche, perché siamo la prima forza politica del paese e credo che dopo la presentazione di questa squadra di governo siamo vicini ai numeri che servono per raggiungere la maggioranza assoluta. È una settimana nella quale noi abbiamo dato un grande segnale, che è quello di dire i ministri li presentiamo prima e con persone giuste al posto giusto. Per dire qualche nome, giusto anche a chi ci ascolta adesso, Pasquale Tridico è un professore di Roma 3 che è uno di quelli che si occupa di politica, di economia politica, ma soprattutto lavora sui temi del mezzogiorno, degli investimenti del mezzogiorno e sul reddito di cittadinanza. È il ministro del lavoro. La dottoressa Pesce lavora già al Ministero dell'Agricoltura, è la nostra ministera designata per l'agricoltura. Fioramonti Lorenzo è un professore dell'Università di Pretoria, sarà al Ministero dello Sviluppo Economico e per quanto riguarda la pubblica amministrazione c'è Giuseppe Conte, che è anche il presidente della commissione disciplinare che ha scoperto il caso Bellomo, del giudice che faceva venire in minigonne le sue studentesse alle sue lezioni. Queste persone qui non sono un patrimonio del Movimento 5 Stelle, sono un patrimonio del paese, come Sergio Costa, che è il generale dei Carabinieri che ha scoperto la terra dei fuochi. In questi giorni vedo tanta gente attaccare queste professionalità. Per
Quelli che hanno messo Alfano agli esteri, prima all'interno, attaccano queste professionalità. Quelli che hanno tenuto Previti nelle maggioranze di governo, hanno messo Nitto Palma alla presidenza delle commissioni giustizia, adesso attaccano me. Va bene, continuino pure a fare pubblicità alla nostra squadra. Una cosa è certa, noi siamo pronti per governare, abbiamo i nostri nomi, adesso decideranno gli italiani. Loro dovranno spartirsi le poltrone dopo e sperano di potersele spartire dopo, ed è per questo che non stanno presentando nomi. Sembra però soltanto un pochino un governo tecnico, diciamo, uno si sarebbe aspettato degli esponenti di spicco del movimento e invece in qualche caso professori universitari, abbiamo avuto diversi esempi nel passato che abbiamo raccontato noi come ANSA da tanti anni. Voglio dirlo chiaramente, questo è quanto di più lontano dal concetto di governo tecnico, perché non ho ricercato algidi tecnici che non avevano nessuna sensibilità o umanità. Queste persone che fanno parte di questa squadra e che domani conoscerete mettono testa e cuore in ogni cosa che fanno. Cioè sono persone che prima ancora di far quadrare i conti dello Stato si chiedono che fine facciano i cittadini quando loro attuano delle norme, avviano delle riforme. Ed è molto importante perché i tecnici sono quelli che sono venuti dopo i governi Berlusconi e adesso paragonare queste persone ai tecnici di Monti che hanno fatto la riforma Fornero senza preoccuparsi dei pensionati, che hanno fatto i tagli alla sanità senza preoccuparsi dei pazienti, che hanno aumentato l'IVA senza preoccuparsi dei commercianti, quelli non sono il mio modello di paese, non sono il mio modello di governo e questi, prima ancora di essere professori universitari e persone preparatissime, sono persone molto sensibili e preoccupate per i cittadini, per i nostri figli, per i nostri nipoti. Ma questo significa che sarà tutta una squadra di personalità esterne al movimento Lo che scoprirete domani, lo però scopre. esterne e interne non significa molto in questa fase, nel senso che Lorenzo Fioramonti aveva già partecipato al nostro programma, alla stesura del nostro programma sullo sviluppo economico. Tridico era un faro per noi perché aveva elaborato le teorie sul reddito di cittadinanza. La dottoressa Pesce lavora nel Ministero dell'Ambiente e si è occupata della grande contrattazione dei fondi europei, delle politiche agricole comunitarie. Lo stesso Giuseppe Conte fa parte dell'organo di autogoverno della giustizia amministrativa, ma siamo stati noi a mandarcelo e quando l'abbiamo chiamato 4 anni fa, gli abbiamo detto: professore, noi dobbiamo mandare una persona indipendente all'interno dell'organo di autogoverno della giustizia amministrativa, perché siamo una forza politica che può esprimere una persona lì. E lui mi disse: ma io non vi ho mai votato. E io gli dissi: meglio ancora, vorrà dire che sarà ancora più indipendente. Queste persone noi le mettiamo a disposizione del Paese, poi deciderà il Presidente della Repubblica, perché per l'articolo 92 il Presidente nomina i ministri su proposta del Presidente del Consiglio incaricato. Ma il nostro obiettivo oggi è far capire agli italiani che noi abbiamo le mani libere per presentare le persone giuste al posto giusto, perché non risentiamo di nessuna spartizione interna, cosa che gli altri non possono fare. Allora, sentiamo Michele dalla postazione social, se arrivano i primi commenti, come sono, qualche domanda, Michele? Beh, i commenti sono tantissimi, ci sono molti messaggi di esortazione, molti messaggi di apprezzamento, anche qualche critica, ma soprattutto tante domande. C'è Nello, per esempio, che dice: ma cosa faremo se non raggiungiamo il 51%, Luigi? È una domanda che io giro a Di Maio e dico, appunto, come si strutturerà questo appello ai partiti che lui intende fare? Beh, è un appello che parte da un presupposto. Io dei partiti tradizionali non mi fido, li ho visti all'opera in questi 4-5 anni e veramente, soprattutto negli ultimi 5 anni, hanno dato il peggio di sé. Ma è chiaro che, come ho sempre detto, questa legge elettorale è stata progettata per creare il caos, perché era stata progettata per mettere insieme Renzi e Berlusconi. Renzi è crollato nei consensi e adesso insieme non fanno più il 51% dei seggi. Quindi il Movimento 5 Stelle, se dovesse essere la prima forza politica del paese, non lascerà il paese nel caos. La squadra di governo la presentiamo prima, ma se le forze politiche vorranno avviare la 18ª legislatura, allora mettiamo nero su bianco gli impegni che prendiamo sui temi, non sulle poltrone. Io ne ho proposti già tre: stipendi dei parlamentari dimezzati, vincolo di mandato per evitare i voltagabbana, aiuti alle famiglie che fanno figli sul modello francese. La Francia è il primo paese che fa figli in Europa, noi siamo l'ultimo. E la Francia è il primo paese perché pannolini, babysitter, asili nido, assegni di istruzione, tutto pagato quando ti nasce un figlio fino al terzo figlio. Allora, loro accettano queste nostre proposte, ne vorranno portare delle altre, stabiliamo il programma dei lavori della 18ª legislatura e possiamo lavorare insieme. Ma alla prova dei voti, perché io di loro
loro non mi fido. Se ci fosse tra queste proposte degli altri partiti anche quella di riformare l'attuale legge elettorale di Rosatellum, lei... Guardi, il tema è che questa legge elettorale così com'è è stata veramente progettata male. Adesso però parlare che di priorità, che tra le priorità ci debba essere di nuovo la legge elettorale, per me è veramente avvilente. Io non posso continuare a dire agli italiani che la priorità è la legge elettorale. Più che altro io dico agli italiani: non sprecate il vostro voto il 4 marzo, perché un voto sprecato è sicuramente al centrosinistra che è fuori combattimento. Ogni voto dato alle liste di Grasso, Bonino, Renzi va a Berlusconi. Nei collegi, soprattutto nei collegi del sud, la sfida è tra noi e il centrodestra. Si deve decidere se votare per una forza politica che vuole avere un'occasione di governare, il Movimento 5 Stelle, o un'accozzaglia di partiti, quella del centrodestra, che ha governato per 20 anni, ma oggi ci viene a dire che vuole cambiare il paese. Ma perché non l'ha cambiato quando stava governando? Presidente, lei ha detto che non vuole parlare di poltrone, però poi ci sono dei posti che bisogna assegnare, bisogna prendere. Quando lei dice faremo partire la legislatura, siamo responsabili, se non ci sarà un risultato, come dire, che ci dà la maggioranza, quella da ad altri, il Presidente della Repubblica sarà il dominus della situazione e noi saremo pronti. Questo significa che sareste disponibili anche ad avere delle responsabilità dirette, per esempio alla Presidenza del Senato, alla Presidenza della Camera o in questo governo che dovrebbe nascere sulla base di alcuni punti programmatici sottoscritti. Le ricordo l'esempio del PC, iniziò un'azione di responsabilizzazione con la Presidenza in grado alla Camera che poi portò a una gestione complessiva e contribuì ad eliminare quella convenzione ad excludendum che escludeva il PC dalla possibilità di governare. Voi in qualche modo l'avete un po' subita, nel senso il 5 Stelle è sempre stato considerato un partito non per il governo, ora potreste essere il primo partito, avete presentato un programma di governo, dite che siete disponibili a far partire la legislatura. In concreto, questo può accadere? Beh, io credo che parlare alle presenze delle Camere adesso sia prematuro, aspettiamo di capire prima di tutto quale sia la configurazione del Parlamento dopo le elezioni di domenica, tanto ormai manca poco, e capiremo quali sono anche i pesi specifici dei singoli gruppi. È chiaro che vorremmo riportare al centro della democrazia parlamentare i temi, senza sminuire l'importanza delle presidenze delle Camere, certo, senza sminuire l'importanza dei ministeri, ma riportare i temi al centro della democrazia parlamentare significa di nuovo far funzionare il Parlamento per le persone che sono fuori e non per quelle che sono dentro. E siccome io vengo accusato dagli altri di parlare solo di poltrone, in realtà quello che ho visto in questi anni è che loro hanno pensato solo a quelle, e il vero grande tema è che non solo hanno pensato alle poltrone ma anche a come cambiare casacca. Questa è una legislatura che ha visto un cambio di casacca ogni 3 giorni e a causa di quelli si sono votati leggi come il Jobs Act, la buona scuola, senza i Volta Gabbana. Quelle leggi vergognose non passavano e oggi invece stanno distruggendo la vita di centinaia di migliaia di italiani. Francesca. Lei ha parlato di un appello alle forze politiche per fare un governo di programma, ma lancerà anche un appello al Capo dello Stato di ascoltarvi, nonostante probabilmente appunto non abbiate i numeri per una maggioranza? Questo aspettiamo di capire se ci sono numeri oppure no. Come dicevo, secondo me con questa settimana, la presentazione dei ministri, tanti italiani si decideranno anche a o non votare le forze politiche per cui il voto è inutile come il centrosinistra, o alcuni indecisi decideranno di darci un'opportunità. In ogni caso quello che decide il Capo dello Stato lo decide lui. Io non voglio tirare per la giacca il Presidente della Repubblica, non mi permetterei mai, e in ogni caso credo che siamo anche fortunati di avere il Presidente Mattarella in questa fase storica. Non avevo stima del precedente Presidente, gli riconosco invece al Presidente Mattarella la sua funzione di garante. Saprà lui cosa fare in quel momento. Quando però parlo dell'appello, è anche per evitare di coinvolgere il Presidente in ogni singola dinamica politica, nel senso che anche noi gruppi dobbiamo trovare il modo per riuscire a far partire la 18ª legislatura, e se noi siamo l'unica forza politica con cui bisogna venire a parlare per provare a formare un governo, è chiaro che il metodo lo imponiamo noi, che è un metodo legato ai temi per le persone e non ai singoli viceministri, sottosegretari o ministeri. Questo deve essere importante perché deve cambiare anche l'atteggiamento nei giorni successivi alle elezioni, se no i cittadini si allontanano dalle istituzioni. Presidente, veniamo a qualche tema concreto. Noi vediamo anche dai dati di ascolto, ma questo è abbastanza scontato, che la previdenza, le pensioni, la Fornero sono un elemento decisivo
per tantissimi elettori. A quanti anni si può andare in pensione, si potrà andare in pensione? Riuscirete a modificare cominciamo a stabilire dei punti, tre punti fondamentali per superare la legge Fornero. 41 anni di servizio, di lavoro, devi andare in pensione. Quota 100, quindi 41 più 59, quindi l'età anagrafica più l'età contributiva, deve fare 100 e devi andare in pensione. E poi i lavori usuranti, che tuttora alcuni lavori usuranti sono fuori dalla legge, sono fuori dalla possibilità di andare in pensione prima. Questi tre principi il professor Pasquale Tridico, che è il nostro candidato ministro al lavoro, li ha approfonditi in tutti questi anni ed è una di quelle persone che è pronta a presentare un disegno di legge che modifichi la Fornero e finalmente restituisca un po' di serenità a chi aspettava di andare in pensione e adesso sta vivendo un incubo. Il tema delle pensioni però non è solo la legge Fornero. Se voi andate, sicuramente la conoscerete, a una mensa come Pane Quotidiano a Milano, che è un'associazione che si occupa da decenni di aiutare le persone in difficoltà, vi diranno che il 70% di chi va lì, degli italiani, sono pensionati, che sono i nuovi poveri. Siamo in Europa, l'Eurostat ci dice che la soglia di povertà per arrivare a fine mese devi stare al di sopra di 780 euro al mese, si erogano ancora pensioni sociali sotto i 780. Quindi per noi tutte le pensioni devono andare a 780 euro al mese minimo. Questa pensione di cittadinanza unita al reddito di cittadinanza rientrano in un unico provvedimento che è quello dei 14 miliardi all'anno, nel primo anno, 14 il secondo e poi inizia a calare, che è previsto dalla legge sul reddito di cittadinanza. Miriamo a fare una spending review di 30 miliardi di euro all'anno, ogni anno, attraverso l'applicazione del piano Cottarelli, quindi abbiamo le risorse per finanziare la pensione di cittadinanza e il reinserimento lavorativo di chi perde il lavoro. Ma se a questi provvedimenti si arriverà tramite una revisione della spesa, quali saranno invece i primi provvedimenti concreti che un governo di 5 Stelle potrà, diciamo, annunciare? Il primo provvedimento è in cima ai nostri 20 punti e ne ho parlato, l'ho approfondito molto da vicepresidente della Camera anche con contatti con i parlamenti esteri. Noi in cima ai 20 punti per la qualità della vita degli italiani, per cui ci sarà anche un ministero alla qualità della vita del nostro governo, non abbiamo messo 400 leggi da fare, ma 400 leggi da abolire. Gli italiani chiedono di essere lasciati in pace, prima di tutto, per migliorare la loro qualità della vita. Vale per ogni attività, immagino anche l'ANSA debba inseguire la burocrazia italiana e tutti i cavilli creati dalle leggi. 400 leggi da abolire, iniziamo ad abolire quelle leggi che dovevano combattere gli evasori fiscali e stanno combattendo la gente onesta. Split payment, redditometro, spesometro, studi di settore. Ma non è che li sostituiamo con qualcos'altro come si è fatto in questi anni. Li aboliamo e poi l'evasione fiscale iniziamo a combatterla seriamente incrociando le banche dati della pubblica amministrazione. L'incrocio dei dati delle camere di commercio, dei comuni, delle regioni, dell'INPS, dell'Agenzia delle Entrate è già nelle leggi dello Stato. Dobbiamo darne attuazione e iniziare a dire che lo Stato non deve chiedere al cittadino onesto di dimostrare la sua onestà, ma deve incrociare i dati e trovare i disonesti, lasciando in pace quelli che si comportano correttamente. Allora, intanto chiedo alla regia di preparare la scheda su come si dovrà votare e riempire la scheda, ma prima passo da Michele per vedere se ci sono altre domande dalla rete. Beh, il ritmo è di un messaggio al secondo, veramente. Molti chiedono di pensioni e tanti chiedono anche di Europa. Allora, a tal proposito, chiederei a Di Maio come intende posizionare l'Italia rispetto alla Commissione UE e ai parametri deficit PIL e se lui in questi giorni ha avuto contatti con cancellerie straniere o con rappresentanze diplomatiche di paesi stranieri. L'ho avuto in questi anni soprattutto, adesso in questi giorni di campagna elettorale è un po' più complicato, sicuramente è auspicabile subito dopo le elezioni incontrare le varie ambasciate degli altri paesi che sono qui a Roma per spiegare quali saranno le intenzioni, ma questo potremo dirlo solo dopo i risultati. In ogni caso il tema dell'Unione Europea e dell'Unione Monetaria in questo momento è un tema fondamentale. Io ho sempre detto che l'Italia in questo momento storico debba restare nell'Unione Monetaria e nell'Unione Europea, però cambiando alcuni parametri come quelli degli investimenti legati al parametro deficit PIL. La Spagna ha utilizzato il deficit per abbassare il costo del lavoro, gli imprenditori assumono e
ai loro dipendenti danno uno stipendio di 1.300 euro netti, a loro costa 300 euro. In Italia ti costa altri 1.300 euro. La Francia in deficit ha finanziato gli aiuti alle famiglie, come quelli di cui parlavo prima, pannolini, babysitter, asili nido, a chi nasce. Questi paesi hanno avuto questa opportunità. Noi abbiamo il debito pubblico più alto d'Europa, ma allo stesso tempo continuiamo in una politica dell'austerity che non sta funzionando. Domani conoscerete il nostro Ministro dell'Economia e questo Ministro dell'Economia potrà spiegarvi come noi vogliamo investire sia in deficit sia attraverso i fondi della spending review per cominciare a far ripartire il paese e soprattutto il sud. Io non posso più pensare che il PIL dell'Italia sia trainato solo da due o tre regioni, soprattutto Veneto e Lombardia, solo la Lombardia fa un quarto del PIL nazionale. Se continuiamo così, anche Lombardia e Veneto vanno in affanno. Per risolvere il problema delle regioni che hanno difficoltà, dobbiamo cominciare a fare misure espansive, quindi dobbiamo iniziare ad utilizzare un po' di soldi in deficit per fare investimenti nelle infrastrutture, nell'innovazione tecnologica che porterà lavoro anche nel sud sulle infrastrutture, quindi l'edilizia, sugli ingegneri, su quelli che sono i tecnici che ormai stanno scappando o nelle regioni del nord o stanno scappando via. È un problema del nord, il sud, e dobbiamo cominciare ad affrontarlo con degli interventi di misure espansive, non solo spending review. Io voglio tagliare gli sprechi. Quando sono arrivato alla Camera, vicepresidente della Camera, i parlamentari si facevano rimborsare pure le punture d'insetto, le ho fatte saltare. Però detto questo, dobbiamo anche dire che se la Spagna e la Francia in deficit hanno potuto fare delle cose, in Europa dobbiamo pretendere lo stesso trattamento. Presidente, siamo vicinissimi al voto, io faccio partire questa scheda realizzata dalla nostra redazione Immagini per aiutare un po' chi ci vede a districarsi con la scheda elettorale in mano il 4 di... L'elettore avrà due schede di colore diverso, una per la Camera e una per il Senato. Su ogni scheda troverà i nomi dei candidati dei collegi uninominali. Sotto ogni candidato uninominale ci sarà il simbolo del partito o dei partiti che lo sostengono, con i nomi dei candidati dei listini proporzionali. Il voto. L'elettore dispone di un solo voto per ciascuna scheda, ma ha tre possibilità. 1. Croce solo sul simbolo del partito. Il voto andrà sia al partito prescelto per la parte proporzionale, sia al candidato nel collegio uninominale. 2. Croce sul simbolo del partito e croce sul nome del candidato. Come nel caso 1, il voto va sia al partito prescelto per la parte proporzionale, sia al candidato nel collegio uninominale. 3. Croce solo sul candidato nel collegio uninominale. Il voto andrà a lui e anche a tutti i partiti che lo sostengono in proporzione ai voti ricevuti. Attenzione, la scheda viene però annullata se candidato e partito votati sono di coalizioni differenti. Un po' più semplice. Non mi parli di questa legge, per come è stata concepita è veramente una follia. Si dice in questi giorni, alcuni tecnici dicono che addirittura si rischia di perdere il 6%, il 7% dei voti in schede nulle. Io consiglio di barrare il simbolo e basta, in modo tale che il voto si assegni anche direttamente al candidato dell'uninominale. È un buon modo anche per consigliare a chi ha poca dimestichezza con schede così complicate di non annullare il proprio voto, anche perché oggi noi abbiamo già una legge elettorale complicata, almeno vediamo di dare il diritto di votare il simbolo, visto che i nomi nelle liste non si possono votare perché ancora una volta le preferenze sono state eliminate. Ci siamo detti anche negli altri forum con gli altri candidati che effettivamente la complessità della scheda e anche questo dibattito sul dopo voto, sui governi, sulle maggioranze eccetera, rischiano di far magari pensare agli elettori che in fondo il voto non è così determinante, mentre come tutti quanti pensiamo che sia un dovere quello del cittadino andare quel giorno, certo, a votare, poi votare quello che vuole naturalmente, però poi dopo paghiamo tutte le conseguenze delle nostre scelte e dobbiamo prendere le nostre responsabilità. Francesca. Ma io le volevo chiedere, questa campagna elettorale si è purtroppo caratterizzata anche per episodi anche violenti di piazza, di scontri, però in questo diciamo dibattito, polemica che c'è stata, la voce del Movimento 5 Stelle si è sentita poco. Lei pensa, ad esempio, che la ricostituzione del partito, dei partiti fascista sia da bandire per legge? Mi pare che lo dica la Costituzione. Lo dice già, però il insomma... E tra l'altro quelli che lanciano l'allarme oggi stanno al Ministero dell'Interno, quindi potrebbero agire quando vogliono. Il vero grande tema è che
Io non ho voluto che il Movimento 5 Stelle strumentalizzasse quegli episodi, che sono episodi drammatici, fatti di Macerata, sia quello che è avvenuto alla giovane ragazza, sia quello che è avvenuto agli stranieri a cui ha sparato quel pazzo, sono degli episodi che vanno condannati, ma su cui non bisogna sentirsi un po' di destra o un po' di sinistra, bisogna sentirsi soltanto esterrefatti, condannarli e dare la solidarietà alle famiglie dei feriti e dei morti. Invece ho visto in questa campagna sia il centro-sinistra che il centro-destra, siccome hanno il fiato corto perché hanno seri problemi a sentirsi di sinistra e di destra, dite ad un elettore di sinistra che il PD è di sinistra dopo aver abolito l'articolo 18, dite ad un elettore di destra che il centro-destra è di destra dopo aver fatto gli studi di settore, Equitalia in passato e aver massacrato gli imprenditori. Allora era stata la grande occasione, questi eventi di cronaca, per sentirsi un po' di destra e di sinistra, ma in realtà sfilavano nelle piazze, urlavano a dei pericoli, ma avevano il Ministero dell'Interno per affrontare quei pericoli, visto che stanno governando, e non mi pare che abbiano agito. Un'enorme strumentalizzazione su dei drammi che sono inquietanti, pericolosi e che meritano tutta l'attenzione delle forze dell'ordine, ma non della campagna elettorale. E sul tema della sicurezza, però, diciamo che è un tema molto delicato, che è nel piano della campagna elettorale, al di là degli episodi che lei citava. Voi avete lavorato tanto, avete parlato tanto, vi sentite voi con le carte in regola su questo tema? Nel senso che non è che anche voi avete strumentalizzato un po' la paura delle persone, magari le persone semplici che hanno paura dell'immigrato che vedono passare, che pensano che delinqua continuamente, non bisognerebbe fare un po' di attenzione a questa tematica? Ma sicuramente bisogna fare attenzione a questa tematica, affrontando il problema però, non nascondendo la polvere sotto al tappeto. Al di là del tema immigrazione, c'è cioè prima di tutto un tema sicurezza, che si risolve in varie questioni, che si vede in varie questioni, cioè non riguarda solo gli immigrati. Cioè io vengo da una regione, la provincia di Napoli, dove, come abbiamo visto anche dalle inchieste di Fanpage, le organizzazioni criminali in combutta con la politica interrano ancora rifiuti, continuano a sversare illecitamente rifiuti nel territorio, le ecomafie continuano ad agire, quindi c'è un problema di sicurezza a 360 gradi. A questo si aggiunge il problema del fenomeno dell'immigrazione che è fuori controllo. Oggi c'è una percezione del fenomeno dell'immigrazione come un fenomeno fuori controllo. Perché? Perché è un grande business. Il business che passa per le cooperative, passa per le associazioni, passa per gli alberghi. Non tutti, ma una parte di questi finanziano le campagne elettorali dei partiti. Finché non staccheremo il business dell'immigrazione dalla politica, il tema dell'immigrazione non sarà mai risolvibile. Io oggi vedo una grande ipocrisia, perché qui girano 5-4 miliardi di euro ogni anno nelle casse di questi enti, nelle quali girano questi soldi, quando invece si potrebbero prendere questi soldi e fare cooperazione allo sviluppo con i paesi di provenienza per i rimpatri, perché noi dobbiamo essere in grado in 2 mesi di identificare chi arriva qui, se può stare qui o deve andare a casa, deve tornare indietro. Chi può stare qui lo accogliamo in strutture pubbliche, non in emergenza con questi enti privati, e allo stesso tempo chi non può stare qui facciamo dei trattati di cooperazione allo sviluppo con i paesi di provenienza. Io investo nei loro ospedali e loro mi fanno un trattato per il rimpatrio dei loro concittadini connazionali. Non sarà semplice, non voglio dire che è semplice, ma dobbiamo iniziare a farlo partendo dal presupposto che questi qua che stanno al governo non potranno mai farlo, perché hanno preso soldi dagli enti che speculavano sull'immigrazione. Allora, prima di passare la linea alla rete, Francesca? No, volevo chiederle un'ultima cosa, perché questi sono argomenti che sono molto a cuore anche alla Lega. Lei esclude o escluderebbe a questo punto un governo di convergenza, come l'ha chiamato lei, quindi con la Lega di Salvini? Ma il partito di Salvini è un partito che gira intorno al 14, ora non so, non voglio citare sondaggi, non voglio farvi prendere multe dalla GCOM. Qui non stiamo qui non stiamo parlando di una forza politica. Tra l'altro con la Lega di Salvini c'è un grande problema, perché non è che togli Nord dalla Lega e tutti noi dimentichiamo Vesuvio, lavali col fuoco. Quindi questi personaggi qui sono personaggi che fanno parte di quella schiera di partiti di cui io non mi fido. Spero che gli italiani mi diano la maggioranza per poter ignorare questi signori e lasciarli all'opposizione. Allora, la regia mi prepara la scheda sui giovani al voto e sentiamo invece da Michele se ci sono qualche altra osservazione, domanda, commento che vuole. Sì, il flusso di messaggi, di commenti è non stop, diciamo che non accenna neanche a diminuire, però io mi concentrerei su un altro flusso, quello delle notizie ANSA, perché qualche minuto fa abbiamo dato un commento di Pagine Ebraiche sulla scelta di Fioramonti, il quotidiano edito da Lucei, del Ebraismo Italiano, secondo cui appunto la scelta di Fioramonti
indigna e inquieta per un presunto episodio in cui il candidato al MISE avrebbe incitato il boicottaggio a Israele. Che è una notizia non vera, e mi dispiace che si stia sfruttando la strumentalizzazione che sta facendo il PD in questo momento contro i miei ministri, perché il professor Fioramonti ha chiarito la sua posizione su questa vicenda, e tra l'altro è uno di quei professori universitari che ha continue relazioni con le università israeliane. Il Movimento 5 Stelle non è contro Israele e non ha messo all'interno, non è assolutamente d'accordo col boicottaggio e non ha un ministro che sostiene il boicottaggio, assolutamente. Anzi, Lorenzo Fioramonti, il nostro ministro dello sviluppo economico, avrà modo magari anche di spiegare con una telefonata all'ambasciatore di Israele la sua posizione su quella vicenda, che non è di boicottaggio. Mi dispiace che si stia inseguendo la strumentalizzazione del PD. Allora, siamo andati all'università a cercare un po' di giovani che dovrebbero andare a votare per la prima volta. Sentiamo la collega della redazione Immagini che impressioni ha raccolto e che cosa dicono questi ragazzi. Andrei a votare il 4 marzo? Certo. Hai le idee chiare? Non ancora, ma certamente a livello di schieramenti forse sì. Finalmente è giunto il momento del voto e penso sia nostro dovere andare a votare. Dovrò prendere la tessera elettorale che non mi è arrivata. Hai già le idee chiare o ancora no? No. Però diciamo che sto facendo una valutazione dei vari piani offerti dalle differenti alleanze, ecco. Ci devo ancora riflettere, però insomma sicuramente andrò a votare. Secondo te i giovani sono abbastanza informati? Per un 80% no. No, perché prima loro stessi non si informano, in secondis sono le stesse famiglie che in qualche modo disinformano i ragazzi, per non parlare poi del fatto che appunto, come dicevo prima, questo afflusso di populismo e demagogia rende le notizie sempre più dozzinali, semplici, e riduce quella che dovrebbe essere notizia giornalistica a un titolo di giornale, che non è per niente veritiero alla fine. L'informazione non manca e naturalmente però bisogna cercarsela. E i giovani, purtroppo, parlo anche di me, non sempre sono invogliati a farlo. Diciamo c'è poca volontà di informarsi e di comprendere i fenomeni che ci circondano, però insomma penso che chi come me per la prima volta deve approcciarsi al voto abbia il dovere comunque di informarsi. Che cosa ne pensi del panorama politico italiano? Penso sia un panorama abbastanza confuso e che punta più sulle promesse che da tempo ormai abbiamo, soprattutto per noi giovani. È importante avere punti di riferimento adesso e non mi sembra tanto di averli in maniera chiara. Lo vedo molto, molto confuso, sinceramente, e alcuni politici che si sono candidati, diciamo, portano avanti delle idee che, diciamo, non rispecchiano poi il loro reale stile di vita. Penso che ad oggi l'Italia soffre il problema del populismo e della demagogia. Penso che il fatto che questi anni di crisi hanno creato delle problematiche che hanno permesso a forze partitiche che normalmente non verrebbero neanche ascoltate di raggiungere livelli anche soltanto nei sondaggi che sono a dir poco spaventosi. Beh, allora noi a questi giovani cerchiamo di dare dell'informazione corretta attraverso ansa.it, nel nostro speciale che è stato già letto da più di 1 milione di persone, sono schede, candidati, ci sono questi forum con Facebook che sono diretti anche a loro per cercare di spiegare, di fare capire quali sono le proposte. Voi che cosa dite a questi giovani che hanno un atteggiamento, mi pare, consapevole ma ancora con un po' di confusione, un po' di incertezza? Io mi sono reso conto che chiedere semplicemente di andare a votare, soprattutto ai più giovani, è la strada sbagliata. Bisogna andare a votare, però io pure nel 2008 mi sono astenuto perché non riuscivo a capire quale forza politica mi potesse rappresentare. Poi ho capito che più che cercare una forza politica che mi rappresentasse, volevo partecipare ad un progetto di partecipazione. Era il suo primo voto nel 2004? No, nel 2004 è stato il mio primo voto e l'ho fatto votando una forza politica che si occupava di disabili alle politiche nel 2006, quando Prodi vinse le elezioni. Possiamo fare il fact checking su questo, sì, ma sì. E c'era una forza politica che si occupava di disabilità, per segno la carrozzella nel simbolo, ma nel 2008 ho deciso di astenermi e poi è iniziato questo percorso. Un percorso di partecipazione che finisce anche nel voto, ma prima del voto e dopo il voto c'è un percorso di proposta e poi di controllo di chi hai eletto.
Questi ragazzi qui, secondo me, devono avere l'opportunità o di crearsi un percorso di partecipazione anche nelle università attraverso la politica universitaria, nelle scuole attraverso la politica scolastica, quindi la rappresentanza studentesca e poi con l'associazionismo o le altre forze politiche sul territorio, altrimenti diventa veramente complicato spiegargli perché è importante andare a votare per poi il giorno dopo disinteressarsi di nuovo della politica. Bisogna seguire quelli che sono i temi del paese, ma soprattutto incidere con proposte o anche giocando in prima persona. Io mi sono sempre ritenuto fortunato perché anche quando a Pomigliano d'Arco non sono stato eletto consigliere comunale, comunque ho vissuto quel risultato non come una semplice candidatura, era un percorso che stavo facendo e poi mi ha portato fino a qui ed è sempre stata la grande forza anche della mia passione legata a questo, alla politica. Di Maio risponde rapidamente, quindi abbiamo tempo per due domande veloci, una di Francesca, una dalla rete e poi chiudiamo. Io le volevo chiedere, alla fine di questo percorso, ci siamo quasi, lei ha fatto una grande innovazione anche rispetto a quelli che sono i valori, diciamo, che hanno portato al successo il Movimento 5 Stelle, anche questa scommessa sull'apertura del movimento alle personalità esterne, alle candidature, eccetera. Se questa sua scommessa non dovesse dare i risultati sperati, lei che cosa farà? Io credo invece che il movimento andrà molto bene, sarà la prima forza politica del paese, quindi non sto pensando a quell'altro scenario. Michele. Sì, vabbè, i messaggi sono sempre numerosissimi, non si fermano, in tanti appunto lanciano un messaggio di esortazione perché il movimento vinca e in tanti ancora chiedono a Di Maio di pensare al nord, al sud, alle imprese, al mezzogiorno, diciamo quello un po' meno sviluppato italiano. Io invece chiederei quindi a Di Maio, ma secondo lei quale sarà la priorità dal punto di vista cronologico del governo 5 Stelle? Farete un intervento per il mezzogiorno? Ma l'opera delle 400 leggi da abolire accomuna tutte le realtà del paese, dagli agricoltori siciliani fino agli imprenditori veneti, tutti mi chiedono meno leggi. E quindi ci metteremo al lavoro per deburocratizzare questo paese eliminando tutto ciò che non serve dall'ordinamento. Abbiamo 187.000 leggi vigenti, più una nuova ogni 2 giorni e mezzo, più quelle europee, più quelle regionali. Cominciamo a eliminare quelle che stanno tartassando la vita degli italiani e così possiamo fare un provvedimento a costo zero che ci consenta con una legge di eliminarne 399. Resta in vigore quella che le ha eliminate. Questo è un progetto prioritario che riguarda dal nord al sud. Ultima domanda, non le fa un po' paura, un po' impressione il fatto di poter essere così giovane, con un'esperienza politica così breve, il leader del primo partito italiano il 5 di marzo con tante aspettative? Io le dico, ho sempre creduto nel gioco di squadra, quindi non mi sento l'uomo solo al comando, non sono quello del che pensi mi, come diceva qualcun altro, anche perché gli uomini solo al comando l'abbiamo visto in questi anni, abbiamo visto come hanno ridotto il paese. Dopo la presentazione di questa squadra, insieme ai candidati delle liste e anche con l'esperienza istituzionale che ho avuto di questi 5 anni da vicepresidente della Camera, credo che potremo fare un buon lavoro al governo dell'Italia e vogliamo la fiducia per poterlo fare. Grazie allora a Luigi Di Maio, abbiamo così concluso, più tardi alle 18 avremo Raffaele Fitto, domani chiuderemo con Matteo Renzi, in bocca al lupo ai 5 Stelle e all'onorevole Di Maio, Lanza non può e non deve tifare per nessuno naturalmente, però gli facciamo comunque gli auguri, appuntamento alle 18, grazie. E a presto.